Il nostro punto di partenza è un punto di partenza di vantaggio, perché ci sono anche delle economie di sistema, delle competenze che sono state sicuramente utili anche nella costruzione di questo dossier e che permettono delle economie ancora maggiori. Ecco, lei ha detto è un pre-dossier, non è proprio uno assolutamente studio di fattibilità. Assolutamente è uno studio di fattibilità. Sui costi, al momento, quanto costeranno queste Olimpiadi? Al momento queste Olimpiadi costano, diciamo come cifra complessiva, meno di quelle che sono considerate le Olimpiadi del 2006 come cifre. Quindi voglio dire, dal punto di vista pratico, queste cifre qua nello specifico vanno discusse, non mi va di dirle in questa sede. Comunque sono cifre comunicate che sono frutto di una serie di analisi e sono evidentemente... 1,178 miliardi nel mondo. Sì. Sostanzialmente, però voglio dire, questo significa fare un'analisi specifica dei costi, dei ricavi, e l'obiettivo è quello di essere, diciamo, con un bilancio in pareggio sostanzialmente. Che però non contempla uso di risorse pubbliche? In questo calcolo non sono contemplati contributi pubblici di nessun tipo, quindi sono finanziamenti CIE e finanziamenti da privati. Per quanto riguarda l'evento. Poi c'è la questione infrastrutturale, che sono 300 e 600 milioni. Poi sono all'incirca delle cifre. Io concludo qua, scusate. Grazie. Prego.